Bentornati sul canale di Access00, bentornati a un episodio di Super Mario Maker 2. Siamo ovviamente su Nintendo Switch, siamo ovviamente con i vostri livelli e ci mancherebbe altro. Reduci dal Nintendo Direct, di cui potete trovare le mie opinioni sul canale. Metterò magari anche un link a schermo, a video, se vi va di vederlo ovviamente. Mi dispiace non abbiano presentato niente di Super Mario Maker 2, questo è un peccato. Avrei gradito qualche novità, un qualche... non dico proprio scenario, mi sarebbe piaciuto uno scenario, però anche qualche nemico, qualche oggetto in più, onestamente. Ce ne sono veramente tantissimi da aggiungere ancora. E quindi va bene, vediamo, aspettiamo. Sono sicuro che comunque qualcosa prima o poi faranno uscire. Nicolas26 ci porta Ice Level, abitato in Super Mario World. Spero che il mio livello sia gradito. Molto formale, io spero di gradirlo, ma sicuramente lo gradirò, non ti preoccupare. Record di 21 secondi, 571 millesimi di Crash 1. Tentativi 49, riusciti 8, percentuale di successo 16,32. Ok, bene. Corsa è corto ma bello i tag. Detto sicuramente perché mi fate giocare dei livelli che comunque io mi diverto a giocare. Non è, è difficilissimo, è molto difficile che trovi qualche livello che è veramente rognoso, pesante, eccetera. Solitamente fate dei bei lavori, a prescindere da tutto, perché... solitamente io ci rimango, molto spesso. Allora, in effetti dovrei cambiare forse personaggio. Ora è un po' che stavo usando Toadette, quindi magari cambia... c'è la fregatura. E ti avevo visto, sai, maledetto marrano. Ok, era proprio, l'avete visto? La parte a destra era proprio che ti fregava, bravo. Messa benissimo, perché queste per esempio non cadono. Lì invece ce ne sono almeno tre che cadono. Bello, bello. Oh no no no. Dannazione. Ok, questa parte qui l'ho fatta un po' più veloce del previsto. Allora, lui mi dice di andare sopra. Quindi, vediamo un po' di andare sopra. Volevo arrivare alla moneta. Principalmente il mio obiettivo era quello. Credo di... forse ce l'ho fatta? Cioè che il tubo per la moneta era quello sopra, mi volevi dire. Quindi magari con quello sotto arrivavamo... più velocità, vero? Arrivavamo direttamente qui? Aspettate, che provo a fare... schifo! Provo a fare schifo! L'avete visto che faccio schifo? Allora, aspettate un attimo. Parliamone! Più che altro perché ho visto ora che c'è il discorso delle 100 monete da prendere. Non ci avevo fatto caso prima. Quindi sarà il caso di prenderle tutte quante queste, che si sa mai. E anche le monete da 30 a sto punto. Volevo provare comunque a saltare almeno una moneta, cioè quella quella da 30, che da 10 era, o da 30, che non abbiamo preso prima, onestamente. Volevo provare a fare il tubo di sotto per vedere un po' che veniva fuori, giusto per soddisfazione mia personale. Ci provo. Perché lui, vedete, ti dice che sopra c'è la moneta da 30, ma sotto... cioè, vi rendete conto che per me è più difficile fare questa parte che la parte sopra, che dovrebbe essere una baggianata pazzesca. Cioè, della baggianata. Pensando, dovrebbe essere molto semplice. Io sono riuscito a complicarmi la vita. Sono un genio allo stato puro. Quando faccio queste cose, veramente, bisogna essere dei pro, per farle queste cose. Non è che riescono a tutti, ecco, voglio dire. Dei pro all'incontrare, al contrario, ma... avevi calcolato questo? Dice sì, ma tanto muori. Però è stato istruttivo. Istruttivo nel senso che non dobbiamo passare di lì. Molto soddisfacente la cosa. Non l'avevo mai fatto, come avete potuto vedere. Era la prima volta che facevamo quello. E onestamente è stato soddisfacente. Molto soddisfacente. Tra l'altro c'è il discorso che se premi una volta le monetine, questa è una cosa che volevo dirvi già da un po', poi devi prenderle tutte lì, perché altrimenti dopo un po' ne prendi una, non 10. Cioè se io premo, l'avrete visto in quei blocchi c'erano più monetine, no? Se io avessi premuto subito il blocco interrogativo, poi fosse andato in un'altra parte, poi fosse tornato lì, molto probabilmente me ne avrebbe date almeno un'altra e basta. Quindi c'è da fare un po' attenzione in quei casi, perché tipo qui non era semplice rischiare di morirci. Detto, magari c'è qualcosa. Ora, in teoria mi dovrebbe rimandare sotto e io non posso più tornare indietro per prendere la moneta da 30. No, Ale!
Sto ghiaccio malefico! Però ti dà comunque un po' di monete sotto. Va bene, ci rivediamo lì. Ora vi ho fatto vedere quello che volevo. Bene. Proviamo a ripassare da sotto. Però stavolta cerchiamo di prendere tutte queste monete. Ok. Ma le rilancia. Ma quindi posso fare 100 monete direttamente qui? Peccato! Che credo continui a rilanciare all'infinito, no? No, forse sono solo 20. Non ne lancia di più. Ok, proviamo qui a fare una cosa. Oh, bene, è andata. Mamma mia, la cattiveria! Ah, 50 grandi! Mamma mia, addirittura la moneta da 50 lì. Beh, sono tantissime le monete allora da prendere. Non c'è bisogno neanche di preoccuparsi troppo del non prenderle, più o meno, ste monete. No, volevo provare a vedere che c'era lassù. Non ci si arriva, guardate. Ci voleva la cupa. Secondo me, se fatto alla svelta, poteva portare a un qualche segretuccio quella zona. Se ti va, Nicolas, fammelo sapere nei commenti, perché sarei molto curioso, onestamente. Nicolas, vero? Mica ho sbagliato nome, spero, perché... Sì, Nicolas, ok. Per un attimo mi è preso, sapete come sono, mi conoscete, quindi... non so se c'è un segretuccio lassù in cima, se si fanno i salti veloci sulle cupa verdi. Secondo me sì, però può darsi di no. Chiedo a Nicolas se gli va di rispondermi nei commenti qui sotto al video di YouTube. Tanto il bello te lo lascio, perché è veramente un bel livello. Forse troppe monete. Tipo quella da 50 finale forse è esagerata, perché te ne dà troppe quella da 50, cioè ne posso veramente mancare tantissime io di monete. Tipo la prima da 10 e l'altra da 30 forse sono ininfluenti, mi sa, perché avevo 141 monete, roba del genere, quando sono arrivato alla fine, quindi... È un po'. Le monete sono messe un po' così. Però posso capire. Magari è una tua scelta di rendere abbastanza semplice il livello. E quindi lì non c'è niente di male. Anzi, per carità. Quindi può darsi che effettivamente la tua idea sia stata quella di fare un livello piuttosto semplice. Ma che sia difficile non nel prendere le monete, ma bensì nel portarlo a termine. Che va benissimo, è sacrosanta la cosa. Quindi ci mancherebbe altro. Bravo, Nicolas, in ogni caso, per il livello. Mi sono divertito a giocarlo. Grande. M07 ci porta a My First Level ambientato in Super Mario Bros. 3. This level is easy. Bene così, alla grande per il sottoscritto. No, vediamo, perché a volte scrivete che è semplice e poi invece è un casino. Quindi aspettiamo a cantare vittoria, perché non è detto. Allora, record di Joey N: 47 secondi, 260 millesimi. Tentativi 43, riusciti solo 4. Percentuale di successo 9,30%. Corto ma bello il tag. Ok, Emmy. Vediamo un po', 007 tra l'altro, divertente. Vediamo un attimo... il tuo primo livello, la tua prima creazione, quindi Super Mario Maker 2. Sono veramente molto curioso. Sempre bello, come dico, come ho detto spesso, giocare le vostre prime creazioni in Super Mario Maker 2, perché è sempre bello vedere poi quello che tirate fuori dal cilindro, diciamo così. Questo per ora sembra molto carino. Tra l'altro anche piuttosto cattivello. One up, bravo. Guarda che c'è qualcosa sopra. No, bene. Vediamo un po' se dopo mi ricordo di cambiare... Dici di entrare qui dentro. Cambiare personaggio. Volevo rimettere Mario. È da un po' che non lo... Da un po' che non lo utilizziamo, ho detto rimettiamo Mario. Ma ci devo mandare lui, per caso. Ah! Ok, no, calma. Ci stavo per andare io, invece... Va fatta un'altra cosa. Va fatto questo. Moneta rosa presa. Ale, torna via. Ci stavo per andare io, ve ne rendete conto? Pazzia allo stato puro. Bene. Calcolando me, era tutto probabile. Perché qui dici di andare quassù? Ah, perché c'è una pianta rampicante? Alla faccia. Ok, blocco serpentino verde. Con vari potenziamenti. Vari potenziamenti. Con varie monete e eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se io sto qui sopra, mi riporta qui. Penso non ci sia altro luogo dove... Cioè, in teoria, la tua idea sarebbe stata quella di farmi andare lassù. Però è useless. E l'ultima moneta rosa è qui, guardate. Le abbiamo prese tutte, incredibile. Poi così, molto molto ben pensato. Mi dispiace per il... Ah, siamo già alla fine. Ok, effettivamente è corto. Però, un bel livello. Mi dispiace solamente per il blocco serpentino verde, che in molti tendete a metterlo in modo che arrivi fino alla fine,
Però tendete a dimenticare che si può saltare dal blocco serpentino e arrivare a un'altra piattaforma, cioè si può saltare lunghi. Se mettete la possibilità di saltare lunghi, di solito un giocatore tende a saltare lungo e ad andare. E quindi togliersi l'impiccio del blocco serpentino. L'impiccio intendo il problema, perché a volte mettete dei percorsi belli tosti da fare anche, quindi difficilotti, e ci si risolve così la problematica, cioè saltando via. Un peccato, per il resto fantastico, per essere un primo livello, chapeau, veramente. Ottimo, un bel livello, bello ci sta tutto. Continua così e ti verranno fuori livelli fantastici, fidati, grande. A Pixel ci porta Crunchy Summit, ambientato in New Super Mario Bros. U. Questo è il mio primo livello, ok, uso le catene di Chomps e Twisters, va bene, vediamo un po'... come morirò, principalmente quello è il punto. Tra l'altro vedo che hai la medaglietta ed è, ho guardato, ho notato nel suo profilo, è della sfida ultra difficile, super difficile scusate, la sfida infinita super difficile, miei complimenti quindi, complimenti davvero per averla ottenuta. Record di Stone Kill in 49 secondi 478 millesimi, tentativi 1624, riusciti 102, percentuale di successo 6,28. Mamma mia, classico e tematico, i tag. Qui prevedo tragedia davvero, qui. Qui saranno soddisfazioni se riesco a completare il livello, veramente. Perché è tosto. Io intanto ho detto cambiavo il livello, ancora mica l'ho cambiato il livello, il personaggio. Bellissimi i quadrettoni trasparenti, l'avete visto lì sotto? Sono fantastici quelli. Beh, la moneta da 10 non vedo perché dovrei andare a prenderla, onestamente. Non ho problemi di sorta. Ok, qui hai messo la zona in modo da morirci meglio, presumo. No, qui non ci si va. Beh, passiamo di sopra, allora. E non ci preoccupiamo di troppo. Bene così. Tolti la famigliola dei Goomba. Per fare una cosa fatta bene dovrei morirci, quindi... Ah, volevo evitare di farlo, ma è andata male. Le soddisfazioni della vita, vai così! Tolto di mezzo, subito al volo! Allora, c'è nulla qui? Magari anche qui all'inizio, no? Procediamo, noi procediamo, tranquilli, rilassati. Per quella moneta da 10 sarebbe stato utile o un salto a parete o anche altro, ma tipo una rollata sul catenaccio mentre cadeva. Però avevo paura, onestamente, quindi di fare questo. Prima avevo paura. Qui non c'era il rischio, quindi ho detto, va bene, ci passo. Non è un problema, cioè lo provo. Prima no. Prima era troppo rischiosa la situazione, quindi ho evitato. Fantastica, bello. Questi blocchi semitrasparenti sono veramente fantastici. Qualcosa proprio di bello? Ah, ma quindi qui posso scendere io. Ah, la one up, addirittura. Qui ci si può salire? Non so se ci si poteva arrivare. Penso di no da là per fare una specie di scorciatoia. Quindi forse... Mia! Mamma mia. Grazie per non farmi usare i twisters, quei cosi. Grazie, comunque. Preferisco saltarli se posso e averci nemici sopra. Non lo so, avere a che fare con i nemici è meglio che quei cosi, quei tornado. Li odio. Già che ci sono, torno indietro per questa monetina. Va. Ok, passiamo sotto. Almeno ci facciamo i fatti nostri. Urca! Col catenaccio! Ah, molto cattivella questa. Ce l'avevo quasi fatta, peccato. Mi sono fatto fregare proprio alla fine. Ah, questo è un peccato davvero, C'ero riuscito. Aspetta. No! Ale! Ho calcolato male la distanza del catenaccio. Bah! Ma proprio alla fine. Guardate voi, immaginavo che fosse la fine del livello. Mancavo che ci rimanevo, tra l'altro, con l'ultimo catenaccio. Bello. Indubbiamente bello. Non così difficile come mi sembra dalle morti, eccetera. Non è così complesso. Però un gran bel livello. Bello te lo meriti tutto, ma ci mancherebbe altro. Fatto bene, pensato molto bene. E il wow ci sta tutto qui. Proprio è pensato bene. Punto, stop, pensato veramente bene. Io fossi stato in te ci avrei aggiunto il discorso delle monetine. Per cattiveria personale, però ce l'avrei messo. Tipo raggiungi, prendi 100 monetine, eccetera. Per dare più valore a quelle monete che hai messo cattive. Magari non tutte, però in modo da far comunque battere un po' di più la testa ai giocatori l'avrei fatto.
così, mio parere personale. Questa è la scelta migliore, forse la tua forse è la scelta migliore. Però per essere un po' cattivelli ce l'avrei messo. Così, detta così. Grande comunque, bravo. L'ale 11 ci porta Just Jump, dettato in New Super Mario Bros. U, 7 jumps, 1 up and a troll. Have fun. Ok, quindi 7 salti, uno su e un troll. Bene, ottimo. Record di Waluigi in 8 secondi, 624 millesimi, percentuale di successo 7,54, tentativi 1166, riusciti solo 88. Deve essere un incubo sto livello, classico e corto ma bello. 1166, riusciti solo 88. Ok, che diamine è questo salto, questi salti, che sono sti salti, che hai creato di salti? Allora, intanto il primo. Poi, vero che non c'è da andare da altre parti? Ho sbagliato forse? No? Non c'è niente sopra. One up, bravissimo. Credo di dover saltare sui calamachi. Ah, mamma mia. Che c'è qui? Non credo fosse un potenziamento. Oh, che croce. Quindi, calcolando che ci sono rimasto, non era sicuramente un potenziamento. Perciò, ok, d'accordo. Non premere quel bottone, quel tastino. Lascialo stare. Mentre, di qua c'è un pesce smack. Ah! Quello è il troll, comunque. Quello era il troll. Ed era divertente come troll, tra l'altro. Perché non lo vedi, quindi ti viene ad andare sopra a prenderlo, quell'oggetto. E ci rimani. Ma è giusto così. L'avevi scritto anche in descrizione. Beh, onestamente, non lo vedo così complesso. Tutti quelle morti. Carino. Molto, molto breve. Sapete per cosa questo qui sarebbe un bel livello? Per far imparare i novizi, diciamo così, coloro che si avvicinano la prima volta a un gioco di Super Mario, o comunque a Super Mario Maker, ma anche a New Super Mario Bros. U in generale, a fare i salti nel modo giusto. Secondo me questo sarebbe un buon livello, più che altro a fare i salti conseguenti senza toccare terra. Secondo me, davvero, questo meriterebbe di essere giocato da coloro che sono all'inizio. Magari faranno tante morti, però almeno imparano. È un buon modo per imparare questo. Bravo. Art Gab ci porta a Super Mario is Back, ambientato in Super Mario 3D World. Suo primo livello. Record di Rated Air Creed in 45 secondi, 323 millesimi. Percentuale di successo 32,08. Sembra abbastanza sempliciotto, quindi tentativi 240, riusciti 77. Tag classico e corto ma bello. È vero che c'è comunque una boss fight a quanto pare, verso la fine se non altro, con la signorina ninja, chiamiamola così, dai. La vedo lì in fondo, potrebbe essere un problema questo. Questa cattiveria così subito all'inizio del livello, questa brutalità clamorosa del nostro povero... Ho visto una cupa che correva verso il guscio e c'è rimasta secca, come c'è rimasto io. Ok, ce l'ho fatta. No, questi no. Questi no. Fammi prendere le munizioni. Fammi prendere quelle dannatissime munizioni. Pistrici. No, Ale, via. No. C'è... Casino, aspetta. Volevo tornare indietro. Non si può tornare indietro. Forse ce la faccio. Non ce la faccio. Lasciamo stare. Il degenero in 3 nanosecondi. Bene così. Ah, meno male, il gatto me l'hai dato un potenziamento. Wow. Ero in carenza di potenziamenti. Mistica. Avevo visto delle monetine lassù, però mi sembrava fossero fini a se stesse, niente di particolare. Quindi forse non c'era niente da prendere. Non mi è sembrato almeno. Qui però c'è da prendere un po' di roba. Ottimo, un funghetto che non ci interessa. Quindi noi usciamo da qui. Carina. Poi facciamo questo. Ale. Il tutto di fatto in 3 nanosecondi. Ottimo così. Benissimo. Alla grande in questo modo, Ale. Sempre e comunque. Allora, qui ci sono dei blocchi trasparenti che sono cattivissimi. Volete vedere che qui forse col gatto riuscivo? La boss fight è uscita dalla sua zona di boss fight. Maledizione. Questo poteva essere un guaio enorme. No. Via. Ok. Presa.
Sì? Dimmi. Due. L'ultimo colpo. Forza. Dai che ci siamo. E vieni qua. Non ci arrivo ancora in su. Ma si può passare senza allora farla boss fight? O sbaglio? Non ci ho fatto caso se mi ha aperto... No, ma si poteva passare. Non ho visto chiavi, non ho visto niente di particolare. Era saltabilissima quella boss fight. Io l'ho fatta. Perché ci sono, quando ci sono, quando le vedo mi sembra che è giusto farle. Se non sono troppo incasinate. Ma così mi sembra giusto farle. Quindi è saltabilissima. Il bello te la lascio perché è il tuo primo livello, quindi ci mancherebbe altro. È un buon livello, perché ci sono sì tantissimi nemici, ma comunque si tende a farlo bene. Cioè non sei soverchiato dai nemici che non sai più cosa fare e ti senti in bisogno, in dovere di avere una stella da qualche parte, di trovare una stella da qualche parte. Questo no, sono gestibili i nemici, ci sono, è fluido, quindi è un ottimo primo livello dal quale partire. Secondo me hai fatto una buona cosa, grande così. Per questo episodio noi ci salutiamo qui. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questo video sui vostri social, così mi date una mano a crescere come canale. Se vi va, di lasciare un bel like al video. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie di cuore a tutti per la pazienza. Veramente, grazie, grazie, grazie.